Buongiornissimo, oggi ci troviamo a Monaco di Baviera, perché ovviamente c'è Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e noi siamo qua. Tra l'altro è una città in cui non sono mai stata, quindi ne approfitto, faccio un giretto, vado a mangiare e poi dobbiamo andare a comprare però assieme una bella maglietta del Bayern Monaco, perché in realtà ce l'ho, dopo ve la faccio vedere, anche bellissima da collezione. Però ne voglio comprare una nuova di quest'anno, di un baby fenomeno. Scrivete nei commenti secondo voi di chi la compro, tanto è scontato secondo me. Tra l'altro guardate chi abbiamo incontrato. Cioè ragazzi, cioè veramente, cioè guarda, cioè siamo venuti a comprarci due moto, guarda, fai vedere. No. Allora, lo sai che non so andare in bicicletta io? Lo sai, no, che sono l'unico che non so andare in bicicletta? Sì. Allora, questa è una bicicletta elettrica, ma io da piccolo, sai perché non so andare in bicicletta? Ti do questo scoop, ti do questa rivelazione. Vai. Siccome da piccolo cambiavo tante città, che mio padre faceva l'allenatore, prima andavo con la bicicletta con le rotelle, poi dopo, quindi su quelle rotelle sapevo andare, poi dopo sono passati 2-3 anni, non ho più usato la... Più. No, e quindi praticamente io ho paura di andare in bicicletta, cioè non so andare in bicicletta, non so andare in moto, perché magari per i miei genitori è stato anche positivo, che non avevano paura, sì, però non so andare in bicicletta, quindi non posso neanche godermi queste fantastiche moto che invece tu sei venuto a comprare, no? Perché ovviamente, tanto non abbiamo... Solo per comprare queste tanti moto, tanti di quei soldi. Quelli in campo oggi c'erano tanti soldi, invece. Sì, sì. Stasera ha il gusto proprio di una finale. Ha il gusto di una finale. E un'altra cosa particolare che c'è stasera è che Messi in questo stadio all'Allianz Arena non ha mai segnato e mai vinto. Secondo voi segnerà e vincerà il Paris Saint Germain? E Messi soprattutto? Boh. Tra l'altro ho speso più del previsto perché ho preso più roba del previsto. Ok, sono arrivati in hotel, vediamo che maglia mettermi, perché abbiamo una vasta scelta e anche quella nuova. Scelta numero 1 che probabilmente metterò. Fantastica, atomica, atomica, per veri intenditori. Scelta numero 2, Paris Saint-Germain, questa è di Mbappé, questa è di Neymar che manco c'è. Però no, perché ti fiamo Bayer. Ultima scelta, maglietta appena comprata, fantastica, non vi dico ancora di chi è. Oh, non ve lo dico. Ho comprato anche una sciarpina che però è un regalo e... Madonna, queste cose fantastiche compro. No, ma da Juventina, raga. Trat. Il clima è già tesissimo, io volevo approfittare per ringraziare ovviamente Tops che mi ha dato l'opportunità di essere qua oggi. E prima di andare allo stadio, prima di farvi vedere che maglietta mi metto, spacchettiamo e vediamo secondo le carte chi sarà il man of the match di stasera. Voilà, ci siamo. Scamacca, bellissimo, italianissimo, ma non ci interessa. Il mio Pep Guardiola, ma non ci interessa. Taremi, non ci interessa. Mendes, non ci interessa. Nicolino Barella, non ci interessa. Simeone, non è della partita. Oddio, ne abbiamo saltato uno. Dietro c'era, ragazzi! Ragazzi, proprio lui. Ed è anche la cosa più probabile, quello che mi fa incazzare. Mi fa incazzare ovviamente perché io non sono qua per tifare Paris Saint-Germain, sono qua per tifare Bayern Monaco. E Messi, un'altra cosa. Proseguiamo, no. Kostic, speriamo si dia da fare domani contro il Friburgo. Kalidou Koulibaly è già passato. Angel, guardate che bello Angel. Fantastica questa carta. E... Oh, beh dai, siamo salvi. Upamecano. The Hero. Hero! Quindi potrebbe essere un pareggio? Ditemelo nei commenti. Mi sono anche fermata a prendere la sciarpa della partita che tutto il giorno che cercavo che invece non trovavo. Adesso però entriamo perché il sogno si sta per realizzare. Sono dentro e ancora non ci credo. Avete presente quando si dice, voi non ci credereste, ma io penso che sia il sogno di chiunque vivere notti di Champions così. Soprattutto in questo caso, visto che sono le due squadre, a mio avviso, più forti del mondo, Real Madrid e Juventus. Lo sapete, io stasera tifferò Bayern Monaco, perché dopo la Juve ho sempre tifato Bayern Monaco. Però sapete anche che dall'altra parte c'è un mio piccolo pezzo di cuore, Leo Messi. Sono emozionata, davvero emozionata. Era un sogno venire qua, lo sto realizzando e non vedo l'ora che inizi la partita. No, davvero, in questo momento non c'era nient'altro al mondo che desideravo più di questa partita. Non so cosa
fate un bel regalo per la festa delle donne o no? Sarebbe voluto arrivare in finale. Anzi, questa partita è stata come una finale. Quindi a questo punto la domanda che vi faccio io è: questo Bayern dove può arrivare? Può arrivare in finale? Può vincerla? Non so se lo sapete, piccola chicca, ma la dirigenza del Bayern Monaco ogni 10 anni ha come obiettivo 3 Champions League. In questo decennio, quest'anno siamo nel decimo anno, ne ha vinte 2. Chissà, magari succede. Io non ho ancora realizzato la partita che ho visto. Davvero, ho coronato un sogno, ragazzi. Ho coronato un sogno. Tra l'altro è passato il Bayern. Dopo vi faccio vedere alla fine la maglia di chi l'ho presa. Onestamente mi dispiace tantissimo per Messi, perché sapete che è il mio idolo. Però ero qua per tifare Bayern. Ho tifato Bayern. Ho esultato i gol. Anche quelli in fuorigioco. Anche quelli annullati. E sono tanto tanto felice, neanche vi potete immaginare. Oh ragazzi, sono appena arrivata in camera, in hotel. Non ho ancora realizzato che partita fantastica ho potuto assistere dal vivo. Perché questa sera, ragazzi, ha vinto per l'ennesima volta il calcio. E non il dio denaro. Il Bayern Monaco è stato più squadra. Ed è passato. E vai a vedere che le carte avevano ragione nel far uscire Upamecano Hero. Cioè, ragazzi, ci hanno preso. Salutiamolo tutti assieme. Ciao Kiliane. Mamma mia, guardate che belle. Tra l'altro su TikTok vi ho anche detto che queste due carte della collezione Match Attacks Extra ve le regalerò. Le vuoi? Ah, prima di mandarvi tutti a letto vi faccio vedere di chi è la maglia.
Oh, Musiala. Bene ragazzi, questa esperienza per me si conclude qua. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete, commentate, quello che volete. Al prossimo video.